Ciao a tutti e bentrovati. Quest'oggi parleremo di Room 25, un gioco da 1 a 6 giocatori edito da Matagot e localizzato in Italia da Stereon Press. Ambientato in un futuro non troppo lontano nel tempo, i giocatori interpreteranno il ruolo di concorrenti di uno show televisivo macabro e violento, in cui esistono solo due possibilità: fuggire vivi dal diabolico labirinto o morire. Ma scopriamo insieme il contenuto della scatola e le modalità di gioco. Room 25 rispecchia in pieno la qualità a cui Matagot ci ha abituati. Materiali di pregio in robusto cartone, miniature dettagliate in plastica e vari segnalini illustrati a corredo. Unica nota dolente, le plance dei giocatori in semplice carta spessa. Il gioco può essere fruito secondo diverse modalità: la modalità cooperativa, in cui tutti i giocatori, vittime dello show televisivo, tentano di fuggire dal labirinto collaborando fra loro; la modalità sospetto, fra i giocatori si nascondono le guardie dello show televisivo che in segreto tentano di impedire ai concorrenti di trovare la via di fuga. La modalità squadra. Due squadre concorrenti si elimineranno a vicenda nel tentativo di trovare la via d'uscita, in un'escalation di violenza e colpi bassi. La modalità competizione, in cui soltanto un giocatore riuscirà a fuggire dal labirinto o a uccidere tutti i suoi rivali. E infine la modalità solitario, su cui non intendiamo approfondire. Vediamo come funziona una partita. Si costruisce seguendo una regola precisa di posizionamento, il labirinto, composto da 25 stanze. Le stanze possono essere sicure, colore verde, ostacoli, colore giallo, e infine mortali. La scheda dei giocatori riassume l'effetto di ciascuna stanza, che è contraddistinta da un nome e da un colore. All'interno del labirinto avremo anche due stanze speciali, quella di partenza, da cui inizia il gioco, e la via di fuga, nascosta, verso la libertà. Il turno di gioco è molto semplice. Prima di tutto, ogni giocatore seleziona due fra le quattro azioni disponibili e le posiziona segretamente a faccia in giù nei corrispondenti spazi della sua plancia. Poi, in ordine di turno, come da indicatore progresso della partita, i giocatori svelano la loro prima azione e la eseguono obbligatoriamente. Le azioni si dividono in azione osservare, che permette di sbirciare segretamente una delle tessere stanze del labirinto adiacente a quella in cui si trova il nostro personaggio. L'azione manovrare, che permette di far scorrere un'intera fila di stanze in una direzione oppure nell'altra. L'azione muoversi, che permette di entrare con il proprio personaggio all'interno di una stanza scoperta o coperta, applicandone immediatamente l'effetto. E infine l'azione spingere, che permette di scaraventare il personaggio di un altro giocatore all'interno di una stanza visibile o coperta, facendo applicare a quel personaggio gli effetti della stanza, compresi quelli mortali. Gli effetti delle stanze sono infatti molteplici, ma chiariti in maniera molto efficace sulla plancia dei giocatori. Ad esempio, entrando nella camera oscura non sarà più possibile utilizzare l'azione osservare, mentre entrare nella stanza mortale, beh, potete immaginare. Dopo la risoluzione dell'azione numero 1, sempre in ordine di turno, i giocatori effettueranno l'azione numero 2. Infine, si avanzerà il conto alla rovescia di una posizione, modificando così l'ordine di turno dei giocatori e avvicinando il gioco alla sua fine. Infatti, se i giocatori non riescono a evadere dalla stanza 25 prima dello scadere del tempo, o se sono stati fatti a pezzi dalle trappole del labirinto, il reality show avrà vinto, con grande soddisfazione dei telespettatori a casa. Room 25 è dunque un gioco molto semplice e intuitivo, di durata piuttosto contenuta, circa 30-40 minuti, ma capace di mantenere tutti i partecipanti con il fiato sospeso fino all'ultimo colpo di scena. Il gioco prevede alcune regole speciali addizionali, in funzione delle modalità prescelte, che per brevità non abbiamo potuto spiegarvi. Tuttavia, il regolamento di sole 8 paginette chiarisce ogni singolo aspetto alla perfezione. Consigliamo questo titolo agli amanti dei giochi di bluff e di cooperazione e in generale a chiunque ami giochi in cui si mescolano semplicità di regolamento, ottimi materiali e il giusto mix di tensione e divertimento. Per adesso è tutto, vi aspettiamo per la prossima puntata con Aztlan. Un saluto da Mario e da tutto lo staff di Dungeon Dice. Ciao!